abbiamo l'onore oggi di avere Luciano Mombauer, coordinatore cittadino del PRC di Milano, ex consigliere PRC purtroppo della regione. Niente, iniziamo a parlare delle primarie. Perché Giuliano Pisapia? Ma Giuliano Pisapia perché è forse la prima volta dopo tantissimi anni, se non 17, che si prospetta la possibilità che in alternativa centrodestra si possa votare un candidato senza turarsi il naso. Giuliano Pisapia perché in fondo noi lo conosciamo da tanti anni e lui ha forse un pregio che oggi è molto raro. In tutti questi anni lui non ha fatto l'opportunista, non ha cambiato idea, si è tenuto fermo ai principi. Mi ricordo alcuni anni fa, nei momenti più bui del penatismo in provincia, quando scattò la rincorsa della destra sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, cosa che peraltro ha portato poca fortuna allo stesso Penati, avendo perso sia la provincia e abbastanza miseramente la regione. In questi anni fu Pisapia che si espose insieme a molti giovani anche di Rifondazione e non di Rifondazione dei Movimenti a firmare un documento contro il securitarismo. Quindi Giuliano Pisapia dà quella garanzia, io credo in base all'esperienza, cioè di si sa chi è e si sa che non cambierà la prima ventata che tira. È un candidato infine che dice io voglio essere sindaco di tutti, ma io sono un uomo di sinistra, cosa che non si sente più dire da molto tempo da chi aspira a cariche di questo tipo, figuriamoci a sindaco di Milano, anzi sembrava che uno dovesse nascondersi in qualche modo se aveva una storia di sinistra, lui invece rivendica. Io credo che Giuliano per tutti questi sette motivi e forse molti altri sarebbe un ottimo candidato che potrebbe portare anche alle urne tutto un pezzo di città che ormai è completamente disaffezionato e non ci crede più, soprattutto a sinistra. Quindi la battaglia è perché sia lui il candidato dell'opposizione in alternativa alla Moratti o chi sarà il candidato per la Moratti, credo che sia un obiettivo per cui vale la pena spendersi. Il primo posto è il lavoro, perché Milano vive una grande contraddizione, un grande paradosso. È la città conosciuta in tutta Italia come la città dove si lavora. Infatti Milano, anche oggi con la crisi, è la città che ha un tasso di disoccupazione più basso rispetto alla media nazionale, ha un tasso di occupazione più alto rispetto alla media nazionale. La disoccupazione, nonostante tutto, non è un problema devastante a Milano. Il problema a Milano è trovare un lavoro decente. A Milano, secondo i dati della Camera di Commercio, gli ultimi disponibili rispetto al 2009, l'81% delle nuovi contratti firmati avevano nel 2009 carattere precario, con una componente molto significativa di co-co-co che hanno avuto una sorta di nuova triste primavera. Quindi Milano è la città del lavoro, eppure a Milano nella politica il lavoro sembra essere, e soprattutto i lavoratori e le lavoratrici sembrano essere perfetti sconosciuti. Si è arrivato addirittura al punto che una delle vertenze simbolo di questi anni, quella dell'INSE, il comune di Milano, che amministra il comune di Milano, se ne strafregato di quella vertenza e successivamente all'esito di quella vertenza che oggi all'INSE si lavora, anzi ci sono nuove assunzioni in vista, grazie soltanto e unicamente alla lotta che hanno fatto a volte contro tutti e tutto gli operai dell'INSE, dopo aver vinto quella battaglia per il lavoro, qualcuno aveva proposto di dare il Lambrogino d'oro, che è un premio che a Milano si dà, per dirla così, a cani e porci ormai. Infatti un anno fa fu dato anche alla figlia di Silvio Berlusconi, non si sa che titolo se non quello di essere figlia di, e invece qualcuno propose di darlo anche agli operai dell'INSE e la proposta fu respinta con l'argomento che occupare le fabbriche era illegale. Questo è oggi Milano, la mia città dove si lavora, che è pieno di lavoratori, tutto pieno di precari e precarie, dove però
queste persone, questi lavoratori, questi temi non hanno cittadinanza. La prima cosa da fare è partire dalla macchina comunale, assumere tutti i precari, cioè regolarizzarli, e chi se ne frega se Tremonti dice che non bisogna farlo perché c'è blocco delle assunzioni, quando una cosa non va bene allora bisogna combatterla. Credo anche qui sia un segnale estremamente positivo che uno dei punti che ha anche pubblicamente rivendicato Giuliano Pisapia sia quello che di puntare sulla regolarizzazione di tutti i precari della macchina comunale, dall'impiegato a, agli insegnanti, alle maestre degli asili nido. Questo è, credo, il primissimo punto, il lavoro a Milano. Il secondo punto è Milano città grigia. Milano è diventata una città grigia e nemica soprattutto dei giovani, cioè è invivibile per un giovane. Non solo non riesce ad uscire più che in altri luoghi in Italia dalla città perché è inaccessibile il mercato degli affitti, sia per affittare sia per comprare a maggior ragione, anche perché sei precario, cos'è che vuoi fare il mutuo, non te lo danno neanche, ma nemmeno per vivere il tempo libero. Milano, la città di Milano, chi amministra Milano ha assunto i giovani come quasi un avversario, oppure come un alieno, un marziano. Per cui se sta nella piazza dà fastidio, sta nella piazza bisogna recintarla. Se beve una birra per strada bisogna multarlo. Esistono delle ordinanze che prevedono 500 euro di multa per chi si beve una lattina di birra in piazza. Addirittura, però questo Sedriano non ce l'avete, c'è una giunta che dice che può essere multato anche per la detenzione della lattina di birra se l'ufficiale di polizia locale dovesse valutare che questa lattina sia destinato a verosimilmente a consumo immediato. Quindi questo è Milano. I giovani danno fastidio quando si riuniscono liberamente, quando uno spazio sociale, quando fanno un centro sociale o semplicemente quando gestiscono un circolo arci. Il vice sindaco di Milano decorato ha inaugurato una singolare ormai da un anno, due anni, caccia al circolo arci, per cui mentre i suoi ufficiali, finanche su al comandante di polizia locale, intascavano mazzette per non controllare le discoteche frequentate da VIP e da amici del centrodestra che si facevano di coca, facevano invece il triplo di controlli su alcuni circolo arci che davano fastidio perché andavano particolarmente bene, tipo quello della Shigera, che credo che sia conosciuto anche oltre i confini di Milano, che si trova nello storico quartiere Bovisa di Milano. È stato addirittura chiuso soltanto perché appunto dà fastidio. Milano da questo punto di vista deve cambiare profondamente, bisogna aprire spazi non solo per i giovani, anche per gli anziani, perché soprattutto nelle periferie, nei quartieri non ci sono più spazi. Nei quartieri adesso c'è il coprifuoco, c'è via Padova, c'è in Imbonati, c'è a Corvetto, dove a pagare il prezzo per esempio è un locale, si chiama Moonshine, che non ha mai avuto credo una multa in vita sua, esiste da molti anni, si trova in fondo a una piccola via, è l'unica cosa aperta di notte in quella via che dà un po' di vita, è un locale tranquillissimo, rischia oggi la chiusura perché dovendo chiudere a mezzanotte evidentemente non può più campare iniziando a lavorare alle 10:30, 11:00. Quindi il problema degli spazi, di riportare vita, di investire anche sulla cultura in quel senso lì, non la cultura solo della scala che è importante, ma la cultura diffusa sul territorio che può essere vissuta e prodotta dai cittadini giovani e meno giovani, credo sia il secondo punto. Dunque, più luce, meno coprifuoco. Il terzo punto, credo che essenziale sia il verde. A Milano il verde è considerato uno spazio vuoto, improduttivo, che è in attesa di essere cementificato, questo in qualche modo. Non c'è più spazio a Milano, per cui adesso il nuovo PGT prevede di costruire più in alto, con indici di edificabilità più alti, addirittura è stata inventata il verde verticale, che in sé è una bella cosa, però se il verde verticale viene calcolato nella superficie verde pubblica per starci dentro nei numeri, insomma ci prendiamo poi per il sedere, diciamo così. A Milano bisogna puntare di nuovo a porre un freno al consumo del territorio,
bisogna cestinare quello che sono i progetti dell'assessore Cielino Masseroli rispetto a rispetto ai progetti annunciati di portare altro 500.000, anzi 700.000 nuovi abitanti a Milano, perché uno non è realistico e due è soltanto un pretesto per concedere nuove volumetrie. Stesso discorso vale per l'Expo. L'Expo è stato una presa per i fondelli sin dall'inizio dei cittadini. Oggi l'unica scelta realistica, visto che ormai le cose sono avanzate, sarebbe quella di fare strutture esistenti, che potrebbe essere per esempio la fiera, che è un grande spazio che per molto tempo dell'anno è vuoto, peraltro è lavoro in perdita, quindi che si facesse lì, e i soldi che avanzano magari si potrebbero usare per sistemare Seveso ed evitare che il cantiere del Mediterraneo 5 si trasformi in un fiume sotterraneo appena c'è una pioggia, nemmeno più forte del solito, ma uguale al solito. Quindi credo, primo posto il lavoro, la questione sociale, legato a questo la casa, la questione di spazi sociali e di partecipazione, più luce meno coprifuoco, e infine la questione del verde e del trasporto pubblico. Queste sono le questioni oggi che la sinistra deve portare al centro per una proposta alternativa di Milano, per una rinascita di Milano e una nuova primavera dopo 17 anni di governo delle destre della città. Io vorrei concludere un appello su Milano. Un abuso personale. Fallo, tanto poi. Io quando la destra è salita al potere nella città di Milano, era 17 anni fa, era 1993. Io avevo 30 anni, oggi ho 47 anni. Chi aveva 18 anni nel 93, oggi ne ha 35, ciò vuol dire da quando vota non ha mai visto una cosa diversa a Milano che la destra. Formentini. E quando si arriva, Formentini è di destra infatti nel 93, quando si arriva al punto, come sono arrivato io l'altro giorno, a contare gli anni, come il carcerato che si è messo in muro gli anni, io credo che sia ora davvero di fare di tutto, cercare un po' di liberarci da questi qua che 17 anni stanno governando e mal governando Milano. Credo che pensare che dopo 10 anni, anzi 13 anni di vice sindaco decorato, di poter avere un vice sindaco che non si chiami decorato, sia un obiettivo per cui vale la pena davvero investire un bel po' di energia. Senza ombra di dubbio. No, è un'esigenza personale. Cioè, questo... No, anche perché dovesse esserci ancora lui, copri poco, si estende dappertutto. Altri 5 anni di cara la dose. Cioè ragazzi, veramente, non si può più uscire la sera. Niente, ringraziamo Luciano Mulbaver e facciamo gli auguri per le primarie, gli auguri dopo le primarie e speriamo che sia il tuo desiderio, cioè decorato. È un movimento di massa, quello è sicuro. Credo che sia l'unico amministratore di Milano che possa vantare di avere in servizio permanente centinaia di persone che non fanno altro che pensare 24 ore come mandarlo a casa. Credo che avere questo guadagnato, questo wanted che viene stampato sulle mura di Milano sia una cosa che solo lui è riuscito a fare.